sono ore assolutamente incredibili in casa Inter. C'è il discorso legato alla Champions League che ovviamente tiene banco, ma c'è anche molto da fare al di fuori dal campo. Il calciomercato tiene banco e in queste ore abbiamo raccolto indiscrezioni molto pesanti e molto interessanti circa quello che potrebbe accadere, e che sta già accadendo. Per questa ragione abbiamo preparato una raffica di calciomercato con tutte le ultime novità, che vi assicuriamo sono davvero molte. Dalle cessioni agli acquisti. Beppe Marotta si sta muovendo su diversi fronti, ed è per questa ragione varrà la pena provare a capire quali potrebbero essere le prime operazioni della D che insieme ad Ausilio sta preparando e pianificando un'estate bollente. E allora, iniziamo subito con la prima notizia per poi andare avanti via via con tutte le altre. 1. La prima notizia. La prima notizia di cui vogliamo parlarvi è una conferma rispetto a quello che vi abbiamo raccontato in questi giorni, con una cessione molto importante che sembra essere oramai vicina. Secondo le ultime indiscrezioni che vi abbiamo già riportato e su cui abbiamo indagato, Brozovic potrebbe davvero essere il primo big a dire addio. Con lui anche Onana, ovviamente. Ma è Brozovic che starebbe per salutare. Come vi abbiamo riportato proprio poche ore fa, l'Inter avrebbe dato già il suo via libera. E allora, cosa bisogna attenderci in questo senso? Possiamo sintetizzare dicendo che rispetto a Brozovic, le possibilità di un addio sono molto alte. Il come ed il quando, si vedrà al termine della stagione. E allora, andiamo avanti con le altre news. 2. Novità da Barcellona. La seconda notizia della nostra raffica è abbastanza pesante e racconta di qualcosa di molto chiaro. L'Inter, su Kessi, non sembra aver mollato la presa. Anzi, ci sono delle novità. I nerazzurri continuano a considerarlo una grande occasione, ma è ovvio che da convincere, c'è il Barcellona. In queste ore stanno circolando notizie secondo cui il Barca potrebbe restare fuori dalle competizioni europee il prossimo anno. Ragione per cui Kessi potrebbe spingere in maniera ancora più forte per tornare in Italia. Marotta in questo senso avrebbe già fatto una comunicazione molto chiara al Barcellona. Secondo quanto viene riferito da Sport, infatti, l'Inter avrebbe fatto sapere di non poter spendere un solo euro per l'ex rossonero. Dunque, o si fa un accordo con un prestito o con uno scambio. Tutti sono avvisati, e allora, proseguiamo con gli altri aggiornamenti. 3. Inter, questione attacco. Il terzo aggiornamento che vogliamo riportarvi riguarda il discorso legato all'attacco, su cui ci sono diverse cose da dire sia rispetto alle cessioni, sia rispetto agli acquisti. Lukaku farà di tutto per restare. È disposto a tagliarsi ancora lo stipendio, e per quanto Pochettino potrebbe provare a chiedergli di restare a Londra questa estate, lui farà di tutto per essere invece confermato a Milano. Lautaro non si tocca per nessun motivo e nessuna offerta mentre Correa è destinato al Lazio. E rispetto agli acquisti? In Pola adesso c'è Retegui. Stando alle ultime informazioni che arrivano, infatti, il giocatore avrebbe superato Thuram nelle preferenze dell'Inter. Marotta sarebbe pronto all'affondo da qui a qualche giorno. I nerazzurri sarebbero decisi più che mai a chiudere il colpo. E ora, chiudiamo con l'ultima notizia della nostra raffica. 4. Marotta Show. Marotta ha acceso i motori che porteranno ad una calda estate di calciomercato. E lo ha fatto davvero. In questo senso delle conferme arrivano anche da quanto viene riportato da TMW, secondo cui l'Inter avrebbe praticamente bloccato il primo colpo in vista della prossima estate.
Stiamo parlando di Thiago Jalo. Il centrale portoghese in forza al Lille sarebbe stato bloccato dai nerazzurri. Molto presto ci sarà un tavolo di trattativa tra i due club. La strada per portarlo a Milano sembra essere già impostata. Lui potrebbe essere il primo colpo in difesa, dopo l'addio di Skriniar. A riprova del fatto che con Marotta non si scherza e che il calciomercato, quest'anno, porterà soluzioni e non problemi.